Beh, Gaia Sabatini a Teramo e non solo, ormai la vediamo firmare autografi, pacche sulle spalle, ti conoscono tutti grazie all'atletica. Sì, infatti, vabbè, Teramo è una città piccola, quindi sono molto conosciuta grazie ai risultati che ho portato e sono molto felice, soprattutto in questo giorno in cui, diciamo, tutti si avvicinano un po' alla corsa, soprattutto i bambini più piccoli, e mi diverto un sacco. Adesso ti facciamo un'intervista in borghese. Ci dicono che correrai tra poco, quindi comunque sia ti farai anche la corsettina in mezzo a tanti tuoi colleghi che magari ti vedono sfrecciare sulle piste di atletica. Sì, sì, infatti oggi pomeriggio alle 5 farò la 10 km per divertirmi e per correre in compagnia e sono molto contenta perché comunque correre nella mia città è veramente sempre un'emozione grandissima ogni anno. Sei cresciuta tanto, tantissimo negli ultimi anni, ormai sei proiettata nel giro azzurro, diciamo in maniera stabile. Certo, te lo devi guadagnare ogni giorno, ma stabile. Sì, certo, ormai sono entrata nella nazionale, ovviamente è un sacrificio giornaliero perché ci si deve allenare, si devono fare risultati e quindi non si molla mai. Qual è la tua distanza preferita? Perché fino a qualche tempo fa avevi ancora qualche piccola indecisione, adesso hai preso la strada, diciamo, definitiva? Guarda, la distanza preferita non lo so, però adesso faccio 800 e 1500, non so quale preferisco ancora, però vediamo. Grazie a Teramo, anche. Grazie anche a Teramo, sì.